Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi giochiamo insieme. Nel periodo di Halloween avevo fatto questa tipologia di video che vi era piaciuta tanto e quindi ho pensato, avendovelo anche promesso, di riproporvi il giochino del test, quindi del video interattivo, anche per questo periodo natalizio. Il canto di Natale di Charles Dickens è il mio racconto di Natale preferito in assoluto. L'ho letto, ho guardato tutti i film che ci sono a disposizione, ne ho anche fatto un musical anni fa con la mia scuola di danza e quindi ho pensato di trarre ispirazione da questo racconto bellissimo per creare questo test da proporvi. Nel racconto, lo spirito del Natale passato, presente e futuro sono le tre creature, le tre entità che si presentano al signor Scrooge, che è un signore molto burbero, anche abbastanza cattivo, e si presentano a lui per insegnargli quello che è il valore del Natale, inteso come momento di pace e serenità per tutti gli uomini in terra. Ciascuna creatura ha un suo significato personale e sociale diverso ed esprime un aspetto diverso di quello che è il significato del Natale. Ed in questo test andremo proprio a scoprire quale spirito del Natale sei. E direi di partire subito, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Domanda numero 1. Il Natale ti infonde? A. Allegria. B. Angoscia. C. Speranza. Io direi A. Domanda numero 2. I regali di Natale per te rappresentano A. un modo per esprimere affetto. B. spreco di soldi. C. un problema. Io rispondo A. Domanda numero 3. Per te il Natale è un momento. A. per rivedere l'anno appena trascorso e tirarne le somme. B. da vivere con i propri cari cercando di scacciare le preoccupazioni. C. per lasciarsi alle spalle gli errori passati e fare progetti. Io risponderei B. Domanda numero 4. Come trascorri il Natale? A. in casa con i parenti. B. con gli amici. C. in vacanza. Per me il Natale è sempre stato in casa con i parenti, quindi direi A. Ultima domanda, domanda numero 5, di che colore è il Natale? A. rosso. B. bianco. C. dorato. Ed ora prendetevi qualche minuto, in realtà sarà velocissimo perché questa volta le domande erano poche, e calcolate qual è il maggior numero di risposte che avete dato, se A, B o C. E passiamo alla soluzione di questo test. Io ho dato il maggior numero di risposte B. Ma partiamo dalle risposte A. Se hai dato più risposte A, sei lo spirito del Natale passato, e vado a leggere il tuo profilo. Lo spirito del Natale passato nel racconto di Dickens è una figura indefinita, luminosa, androgina, che pare essere un incrocio tra un vecchio e un bambino. Esso esprime il valore del Natale come momento di riflessione sul proprio vissuto e di ricongiungimento e pace nei confronti dei propri rimpianti. Per te, il Natale è un momento importante ed un'occasione per mettere un punto e a capo, per far pace con gli altri, ma soprattutto con se stessi. Se hai dato il maggior numero di risposte B, sei invece lo spirito del Natale presente. Lo spirito del Natale presente è descritto nel racconto di Dickens come un gigante dall'aria gioviale e allegra, ha capelli riccioluti e scuri che gli scendono sulle spalle e una folta barba. Esso esprime il valore del Natale come momento di pace e di ricongiungimento, da vivere intensamente con i propri affetti. A te il Natale piace così com'è, lo vivi serenamente a casa circondato dall'affetto dei tuoi cari. Infine, se hai dato il maggior numero di risposte C, sei lo spirito del Natale futuro. Lo spirito del Natale futuro è descritto nel racconto di Dickens come una figura spettrale, alta e maestosa. Esso si manifesta ma tace. Tale figura esprime il valore del Natale come un momento di comprensione e di redenzione. Per te, il Natale è un momento importante per fare una riflessione interiore e redimerti per poter ripartire con il piede giusto. E anche questo
questa volta abbiamo giocato un po' insieme. Questo video finisce qui, spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete arrivati fin qui, commentate non solo dicendomi quale spirito del Natale siete, ma anche con l'emoji, un emoji natalizia. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio ed una candy cane grande grande. Ciao, ci vediamo domani.